Ciao a tutti cari amici, sono io Arishnev e con me oggi ci sono William Bruno, ciao a tutti ragazzi. Aline, ciao a tutti ragazzi. Safik 1, 2, 3, 4 e Pascal Shiriev, ciao a tutti. E oggi siamo venuti al parco di attività per famiglie Giochi Gioia per girare un video sulla banda colorata Huggy Wuggy. Il fatto è che abbiamo preso questi costumi dalla banda Huggy Wuggy, a malapena li abbiamo convinti a darci da mettere per un po', ma alla fine ci siamo riusciti, quindi oggi possiamo filmare questo video. Ascolta Artyom, facciamo anche un video con questa banda di Huggy Wuggy, facciamo un video intero. Senti, se otteniamo almeno 100.000 mi piace sotto questo video, allora quando restituiremo questi costumi scopriremo dove si trovano e riusciremo persino a catturarli. E poi gli toglieremo le maschere, gli faremo dei prank. Accidenti, ok, sarò uno dei primi a mettere mi piace a questo video in modo che 100.000 arrivano più rapidamente. Va bene ragazzi, iniziamo a giocare. Ora vi mostreremo questo parco gigantesco. Giocheremo a Among Us in questi costumi colorati di Huggy Wuggy. In questo parco grandissimo sono sparsi diversi compiti e a determinare chi di noi sarà un membro dell'equipaggio e chi sarà l'impostore saranno queste carte. Chi ha la carta con i compiti è un membro dell'equipaggio e chi ha il cerchio rosso è un impostore. L'impostore può organizzare un sabotaggio e utilizzare solo una mossa dal lupo bannaro per round. Quando per esempio io Arishnev mi trasformo in Pasca e da verde Huggy Wuggy mi trasformo in giallo. Quando un impostore mette fuori combattimento un membro dell'equipaggio, quello si sdraia a terra e non si muove finché un membro non lo trova. Ma se qualcuno lo vede, deve suonare l'allarme e correre verso il barile blu. Safik, porta qui il barile. Un attimo. Ecco ragazzi, ecco. Bisogna correre verso la botte e premere il pulsante rosso per convocare una riunione. Forza, adesso distribuiamo le carte e chi avrà l'impostore, quello sarà l'impostore. Indossiamo la maschera e corriamo. Forza, dividiamoci. Ragazzi, giochiamo. Ragazzi, ho guardato la mappa. Mi sembra che devo svolgere il mio compito che parte proprio da qui. Il primo compito è il numero 2. Dai, andiamo a cercarlo. Andiamo. Apposito, io sono un civile. Se non altro perché all'improvviso hai pensato che fossi un impostore, un traditore. Poi, sembro un traditore. Per colpa del mio colore. Il colore rosso è sempre quello del traditore. Ragazzi, accidenti, devo venire qui. Ma ecco il cartello, solo accompagnati da un adulto. E io sono un grande. Come posso entrare lì dentro adesso? Anche se aspetta, c'è un trucco qui. Se tu, spettatore, sei un grande, allora posso andare lì con te. Sai come dimostrare di essere un grande? I grandi sanno iscriversi al canale. Quindi, se ora fai clic sul pulsante rosso iscriviti e lo rendi grigio, capirò che sei un adulto responsabile e allora posso passare con te. Dai, se non sei ancora iscritto al nostro canale, allora assicurati di farlo adesso. Fai clic sul pulsante iscriviti e boom! Oh! Vedo che ti sei iscritto, quindi sei un grande, benissimo, andiamo. Quindi adesso posso giustificarmi che sono accompagnato da un adulto. Oh, incredibile ragazzi, guardate, wow. Va bene, non devo distrarmi, devo fare i compiti velocemente prima che l'impostore faccia il suo lavoro sporco con ragazzi e distrugga tutto l'equipaggio. Ecco ragazzi, il primo compito è il numero 2. Qui è necessario formare una parola con i cubi su cui si trovano le lettere. Va bene, dai, adesso lo scopriremo. Oh sì ragazzi, eccolo William Bruno. Non sa affatto che sono impostore. Un grande momento per ucciderlo. Ragazzi, qui posso nascondere il suo cadavere. Che ci fai qui? Anch'io ho un compito qui in realtà. Davvero? Sì. Va bene, a proposito, guarda che fantastico trampolino che c'è in questo centro trampolini che è in questo parco divertimenti. Ora guarda come salto, opa! Bruno, sei molto bravo! Cerca i cubi con le lettere! Cosa? In che senso?
inglese con le lettere. Cosa significa in che senso? Anche tu hai questo compito. Ma io non so che compito ho. Ah, ho capito. Pensavo fossi un impostore. Senti, allora, devi trovare cubi con delle lettere e costruire una parola con loro. Facciamolo insieme. Sì, dai, su. Maledizione, ragazzi, dovremmo rimandare per un po' l'omicidio di Bruno. Ascolta, Bruno, non tutti i cubi sono qui. Vado a dare un'occhiata altrove. Va bene, se non altro torna indietro. Insieme avremmo finito più velocemente. Va bene, penso di vedere una lettera. Ragazzi, il mio compito è da qualche parte sullo scivolo. Ho guardato le mappe, questo scivolo è da qualche parte qui, ma non ho capito esattamente dove si trova, quindi lo cercherò adesso. Ci sono così tante cose divertenti qui. Guardate, ecco, uno scuola di qualche tipo, uno scivolo. Ma non è quello di cui ho bisogno, è molto facile perdersi qui. Ho bisogno di andare da questa parte. Oh, questo è davvero lo scivolo di cui ho bisogno. Vado di sopra, molto probabilmente c'è il mio compito. Ecco, con questa ciambella. Ragazzi, questo è Safik 1234 al timone. Questo parco è semplicemente fantastico. Il mio compito deve essere qui da qualche parte. Ho il compito numero 2. Va bene, scherzo amici, sono un impostore. Secondo scherzo, non sono un impostore. Quindi lascia che ti dimostri cosa c'è qui. Ragazzi, pazzesco! Non ho mai visto un centro così bello e meraviglioso. Qui abbiamo un labirinto, ma l'impostore può farmi fuori nel labirinto. Pensiamo in modo diverso, guarda. Ok, cavolo, il mio secondo incarico deve essere da qualche parte. Oh, mamma mia, qui vedo una vera pista da hockey. Ci sono anche dei bastoni da hockey, ragazzi. Chi ama l'hockey lo scriva subito nei commenti. Per come la vedo io, non c'è il mio incarico qui, quindi devo andarmene da questa pista. Forza, vado a cercare il mio compito. Ragazzi, non sono riuscito a uccidere Bruno. Ho bisogno del momento giusto per catturarlo. Io lo... No! Ah! Ragazzi, è stato un incidente. Dobbiamo andarcene da qui e tornare da Bruno. Accidenti, ragazzi, non ho intenzione di uccidere Artyom. Tanto meno non posso, dove lo posso vedere tutti. Adesso non posso uccidere William Bruno perché si deve caricare un po' per uccidere un'altra volta qualcun altro. Deve passare un po' di tempo. Per questo non posso uccidere William Bruno e devo fare qualcosa e non devo farmi beccare. Spero che non mi abbia trovato presto perché è qui vicino. Alina, dove sono i cubi che dovevi portare? I cubi... io non li ho trovati, credo che siano tutti qui. Accidenti, Alina, hai perso solo tempo. Guarda, Alina, ho già trovato due lettere. Sei bravo, è difficile trovarle, davvero. Beh, lascia che ti aiuti, eccole. Ascolta, Alina, ad essere onesti, tu come investigatore sei così così. Quindi vado a cercarli da solo, ok? Oh, non devi andare là. Oh, sono tutti qui. Non ce ne sono là. Ascolta. No, no. Posso farcela da solo. Bruno! Hai sentito? Sembra che qualcuno sia stato ucciso. E tu e te eravamo qui insieme, ti ricordi? Sì, è una cosa buona che non hanno ucciso noi. Andiamo, Alina. Ragazzi, vi ho radunati perché Artyom è stato eliminato praticamente davanti ai miei occhi. Davanti ai tuoi occhi? Sì, praticamente distrutto. E da chi? Non so chi fosse. Quindi, pensiamo logicamente. Io stavo facendo un compito, avevo questo sudoku tipo. Allora può essere Safik, perché Artyom è stato ucciso davanti al suo occhio. Ho visto l'assassino o è lui stesso l'assassino? No, non può essere così, questa è una bugia. Se ti stai chiedendo cosa stavo facendo lì, stavo giocando a hockey. Ero andato lì per trovare il mio compito, ma non l'ho trovato. Chi era con chi? È così che ho capito, Safik era solo e io ero solo. Dove siete stati voi due? Io sono stata sempre con William Bruno, quindi ho un alibi. Sì, sì, siamo stati tutto il tempo con Alina insieme, tranne un momento in cui lei... Sembra che Alina non stesse cercando i cubi in quel momento. Ha ucciso Artyom. Ma non posso consegnarle a una ragazza. Allora, Pashka Shirev è un traditore, è un assassino. No, questo non è vero, Bruno mi sta prendendo in giro. Safik ha sentito che Bruno ha detto che era sempre con Alina, ma a un certo punto si è allontanata e per qualche motivo ha smesso di dare informazioni. Questa è Alina al 100%. Io credo che a Bruno perché io e lui abbiamo raccolto i cubi e non abbiamo fatto altro. Ho un alibi per Bruno e lui ha un alibi per me, quindi siamo puliti. Sì, sei tu, sei tu. Ma che, ma no. Ma io non ero così. Artyom è l'assassino. Non può essere l'assassino perché è stato ucciso. Sì, quindi è quello che è seduto alla mia sinistra. Alina, Alina, Alina è l'assassino. Silenzio.
Tranquillo, al 100% Aline è l'impostore. Ne sono sicuro, 1000000%. Esatto, Safik, ok, facciamo un voto. Io voto per Alina. Anch'io. E io per Bart. Io sono per Pasha, anch'io. Incredibile, allora abbiamo un pareggio, il gioco continua. Ragazzi, in questa riunione non siamo riusciti a trovare l'impostore, ma ora dobbiamo cercare i compiti. Ragazzi, non sono sicuro che sia Lina la traditrice, ma in questo round capirò tutto e scoprirò la verità. Ragazzi, io faccio finta di cercare di nuovo l'incarico. Alina. Ma perché mi sei avvenuto così? Ho capito che sei stata tu ad uccidere Artyom. Sei un traditore, un impostore. Sei tu quello che deve essere espulso dal gioco perché uccidi i civili. Vuota il sacco. Così, grazie per avermi protetto. Quindi non ti ucciderò. Bene, vabbè, questa è la mia decisione. Ma ascolta, non hai visto dove sono Pasha o Safik? Grazie ovviamente per avermi salvato la vita, ma non ti ho votato solo perché non ero sicuro. Ma alla prossima riunione penserò molto bene a come rispondere e a chi votare. Quindi non tradiamo i membri dell'equipaggio, ma facciamo il compito. Vieni Alina con me. Sì, va bene. E io ho un altro compito. Devo uccidere Safik o Pasha. Chi incontrerò? Bruno lo toccherò. Ragazzi, ho deciso che devo continuare il mio prossimo round con il compito del momento dove sono stato interrotto e non mi è stato permesso di finire. Guardate, l'obiettivo di questo compito è costruire una casa simile da questo sudoku. Ecco i numeri ed ecco qui seduto a costruire con questi pezzi di legno. Quindi adesso è un po' di ordine in questo modo, così. La cosa principale che vedete, ragazzi, è che è un po' scomodo in questo costume. I pezzi mi scivolano via e quindi ogni tanto crolla il mio edificio. 34, 46, mi sembra di sì, l'ordine è giusto. Un altro problema è che non conosco tutti i numeri a memoria. Beh, penso che imparerò grazie a questo gioco. Bel compito comunque, sì. Sì, meno uno. Eccoti qui. Il nostro piano ha funzionato. Io e Pasha sapevamo che eri un impostore, quindi abbiamo fatto un piano del genere. Io mi sono nascosto qui e Pasha stava giocando tranquillamente e ti stavamo aspettando. Pasha si è praticamente sacrificato per la vittoria. Ma tu non pensavi che Pasha potesse essere un killer? E poi se ti avessi ucciso tutti avrebbero pensato a me. Comunque, dannazione. Alina, tu, certo, farlo, certo. Sì, sei tu al 100%. Io ti ho visto uccidere Pasha, quindi sei tu al 100%, tu. No, non sono io, perché qualcuno ha usato il lupo mannaro. E questo è quanto pare Safik, che si è travestito da me, ha ucciso Pasha e ora lui mi sta incastrando. No, sei tu. Io e te ci siamo incontrati, lo sai. Sanno tutti lo sanno. E al 100%, e lei 1000000%. Anche Pasha, se fosse qui, lo confermerebbe. Bruno, ma tu sai che non sono stata io. Ascolta, beh, possiamo dare un'altra possibilità. O forse sei tu un traditore. Cosa? Giochiamo in modo leale, quindi suggerisco di votare. Io voto contro Alina, onestamente. Sì, va bene. Vabbè, giochiamo davvero in modo giusto, in un modo corretto, in modo onesto. Mi dispiace Alina, ma davvero, mi sembra che tu sei un impostore e ci sono le prove. Io voto contro Alina. William Bruno, hai sbagliato a scegliere Safik. Sì, sono impostore. Te l'avevo detto. Gente, William Bruno e io abbiamo vinto questa partita. Batti 5. Bene, iniziamo con il prossimo round. Il mondo non ha visto contenuti come questo, un carisma pazzesco in questo round, gente! Sono rimasto scioccato dal fatto che Alina impostore mi abbia messo fuori combattimento e mi abbia ucciso all'inizio del gioco. Ora mischieremo di nuovo le carte, ma questa volta non saprete chi di noi è impostore e chi è membro dell'equipaggio. Allora siete pronti? Questo è mio. Questo è mio. Questo lo prendo io. Oh. E io prendo questo. Non vedo nulla. Ragazzi, ora ho paura di tutti perché possono vendicarsi di me. Corri, corri, ti raggiungerò. Nell'ultimo round Alina mi ha messo fuori combattimento così rapidamente che non ho nemmeno avuto il tempo di completare un compito. Ma questa volta devo essere più attento possibile e non fidarmi di nessuno. Quindi c'è qualcosa in questo labirinto, in qualsiasi modo. Dove sono i compiti? Qui è facile perdersi. Sì, ragazzi, questo è il compito numero uno.
per me, cioè il numero 4, ma per me è il primo. Qui devi inserire una carta. Sarà più avanti in questo labirinto. Forza, dobbiamo andare a cercarla. Ora la troverò al 100%. Oh, cavoli. Oh, la testa. Accidenti, sono bloccato. Come faccio a uscire da qui, eh? Oh, non avvicinarti. Sono già stato ucciso una volta. Sei tu che non vieni da me. Non avvicinarti. Sicuramente non sei un impostore. Via. No, sono stato ucciso l'ultima volta dall'inizio del primo round. Non ho nemmeno completato il compito, quindi ora non mi fido di nessuno. Artyom, non sono un impostore. Sto facendo un compito qui. Qui ho già trovato la carta. Resta solo da trovare il lettore di schede. L'ho visto lì. Stavo cercando la carta e sono rimasto qui, bloccato seriamente. Beh, fammi vedere. Spingimi. Dai. Ora, spingi! Dai! Forza! Dai! Uno, due! Ti ho tirato fuori! Sì, ma non così! Nella direzione opposta! Bene! Ok, ora lo scopriremo! Dai, oh, forza! Non fare le puzzette sul mio naso! Spingi anche in questo! Ho perso la carta! Attento, attento! Oh, ecco la carta! Pronto, è necessario seguire il compito! Artyom, dove sei? Quindi ragazzi, ora completeremo il compito. Non funziona. Proviamo delicatamente. Sì, il compito è completato ragazzi. Cos'è successo con la luce? Hai organizzato tutto questo? Questo è un sabotaggio, questo è un sabotaggio, Artyom! Sembra che qualcuno abbia organizzato un sabotaggio. Dobbiamo muoverci con molta attenzione al buio. Sei sicuro che non sei stato tu? Mi hai colpito, che male. Andiamo via prima che ci uccidano. Ci deve essere una principessa che cavalca. Preso! Sono io, William Bruno, che stai facendo? Sei sicuro, Bruno? Non sei un impostore! Ma perché dovrei essere un impostore? Sto scherzando! Senti, ti sto dando la parola di un amico che non sono un impostore. Beh, se mi dà la parola di amico, allora ci credo. Oh, ma lo sai perché io sono qui? Io ti vedo qui, che non ti va bene con il tuo compito. Io ho soltanto una lettera da trovare. E poi il mio compito è finito. Vieni Pasqua, vieni con me. Hai un po' di luce almeno lì, e poi è buio qui, per questo non posso fare il mio compito. Ascolta con te che sei giallo, sarà più facile chiaramente. Bene, andiamo. A proposito Pasqua, guarda, da quanto tempo questa sta qui? Che cos'è questo? Ma questa è una torcia, e ci sarà chiaramente utile in questo momento. Siamo nel buio pesto, questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Sì, esattamente, ecco, vieni qui, vieni. Andiamo. Oh Pasqua, guarda, ecco il mio compito. Vedi? Qua ho messo insieme già una parola. H-A-G-G. Manca una lettera e non capisco affatto quale. Allora, qual è la tua parola? Non ne ho proprio idea, è per questo che ti ho chiamato qui ad aiutarmi. Accidenti, qual è la lettera? Non avvicinarti, non avvicinarti! Ascolta, Lina, mi puoi aiutare in una cosa delicata? Come vedi, io sto costruendo una parola. Mi manca una lettera per finire la parola. E non capisco quale lettera inserire. Tu cosa pensi? Alina dice la lettera A. Senti, che ne dici? Pensi che andrebbe bene se... Hagga? Questa è Hagga! Non conosco una parola del genere. Mi sembra che sia una lettera sbagliata. Sì, anche a me sembra che Alina si sbagli. Cavolo, dobbiamo aggiungere... Che lettera dobbiamo aggiungere? Bruno, non hai cercato bene in questa piscina. Ci sono molti cerchi di forma simile a queste lettere. Probabilmente andrò lì a tuffarmi e cercherò la lettera giusta, ok? Ok, solo che non sono triangoli. Lo so, sono dei rombi, ok? Mi tuffo! Va bene, Pasqua, cerca tu lì. Io invece voglio chiedere agli esperti. Ragazzi, mi manca davvero una sola lettera. Ecco, solo una lettera, dannazione. E otteniamo la parola. Ma quale? Quale lettera devo aggiungere? Ecco, ragazzi, se sapete quale lettera aggiungere, quale parola dovrebbe risultare, scrivete questa parola nei commenti. Io vedo tutti i commenti in tempo reale. E se scrivi la risposta giusta ora sotto questo video, allora capirò e sarò in grado di mettere insieme questa parola per intero e il mio compito sarà completo.
Bene, dai, gioca con me, aiutami per favore, perché Pascia è già annegato lì, dannazione. E in generale qui non stiamo procedendo, i progressi non vanno avanti. Ehi, hai scritto Huggy, quindi abbiamo bisogno della lettera I. Ehi, Pascia, dobbiamo trovare la lettera I. L'ho trovata, Bruno! Oh, e credo di averla trovata, eccola! Aiuto! Fatto, si scopre la parola Huggy, esatto! E per forza, questo è un video Huggy Wuggy Style. Se questa parola è corretta, allora ora sì! La luce si è accesa! Dammi il 5! Pascia e io siamo la squadra migliore, sì! Sì, mi è piaciuto molto, Bruno! Ascolta, Pascia, andiamo a tradare il traditore insieme, eh? Buona idea! Sono sicuro di te, Bruno! Tu sei sicuro di me? Certo, io e te ne abbiamo passate così tante! Un'intera lettera trovata! Andiamo, Pascia! Sì, e a quanto pare abbiamo solo poche persone tra i sospetti adesso! Mi sembra che sia ancora Alina! Cosa c'è di divertente? Penso che è Artyom questa volta! Ora lo scopriremo! Perché penso che sia Artyom? In generale in tutto questo tempo non l'ho mai incrociato per strada, mai! Ascolta, e l'ho visto una volta e... Aspetta! Ah, è Pascia! È Alina! Ah, aspetta! Suoniamo aspetta. Il segnale! Non farlo, non farlo, non farlo! Non suonarlo, non suonarlo! Perché? Mi scuso tantissimo, ovviamente, ma... Qui c'è il compito numero 10! Quasi completato! Oh, finito! Ah. Adesso suono, ok? Ho pensato che tu volessi che non suonassi perché sei un impostore, per non consegnarti! Non è vero, suona! Capito! Chi ha convocato la riunione? Sono stato io a schiacciare il bottone della riunione. Vediamo chi di voi è l'impostore. Io e Bruno siamo andati a svolgere il compito. Poi abbiamo trovato il cadavere di Alina. Non c'è Safik qui. Dove sei stato, Artyom? Io stavo facendo il compito con Safik, eh? Era con Safik e Safik non è qui adesso. Ma no, semplicemente non ha sentito. Sta facendo il compito ancora. Sta solo facendo il compito! No! Dov'è? Dov'è? No! 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 Fratello, no! Bruno, è tutto il tio Marcinep, è lui, è un traditore! Andiamo a buttarlo fuori al voto, dai! Ho appena trovato il cadavere di Safik! 1, 2, 3, 4! Io e te abbiamo fatto tutto il round insieme! Nettuno e io ci siamo allontanati l'uno dall'altro! Voto per Artyom! No, non ero io! Ho capito, Pascia! Siamo stati insieme tutto il tempo! Tutto il tempo insieme! Quindi anch'io voto contro Artyom! È un traditore! No! Sono molto contento che i ragazzi abbiano indovinato che ero io l'impostore. E ora iniziamo il terzo round. Spaventati, era quello che volevo. Qui è il settimo compito, il mio laggiù. Questo è un normale caricamento dei file. Il mio compito preferito perché non c'è molto da fare. Basta caricare il file, quindi andiamo di là. Dai, su, andiamo. Guardate, il compito è laggiù, in cima a questo ottovolante. Dobbiamo solo arrampicarci lì e iniziare a svolgere le attività. Che cosa ci fai qui? Mi hai spaventato, Bruno? Vieni ad aiutarmi, vero? Bruno, perché sei qui? È un impostore e ora mi ucciderà sicuramente. Quindi sembra che sia rimasto indietro. Accidenti, davvero? Che cosa vuoi, Bruno? Lasciami stare, non c'è nessun posto dove scappare, dai. Abbiamo giocato un round. Pascia, no! Ho visto tutto! Riunione! Chi è stato ucciso? Ho visto Bruno uccidere Pascia! Io? E chi altro? Certo che sei tu! Sì, come potrei? Certo, mi ricorderei se fossi stato io! Ragazzi, vi giuro! Ho visto Bruno colpire Pascia con uno shock! Sì, non può essere! Mi sembra che Artyom mi stia calunniando!
Perché lui un traditore, è un impostore. Sei tu l'impostore. Sei tu l'impostore, Bruno, sì. Sei l'impostore più importante. Ma io Pascia non l'ho neanche visto in questo round. Ragazzi, ho svolto i miei compiti, quindi non ho visto niente. Ma se qualcuno ha visto che Bruno ha ucciso, ci crederò. Voto per Bruno impostore. Anch'io voto per Bruno. Bruno impostore. Beh, ragazzi, state commettendo un errore, non sono io. E anche tu hai votato contro di me la sua volta, quindi sei un impostore. No! In che senso non è un impostore? Lui è... cosa? Cosa, sei tu? Allora deve essere Artyom, ha detto lui che hai visto, è furbo! Te lo dico, era Bruno, lo giuro! Puoi anche giurarlo, ma noi sappiamo che sei tu. Ok, ragazzi, andiamo a fare i compiti. Questo è certamente Artyom, ci sta confondendo il cervello. Non è vero. Ragazze, devo stare attenta e guardare che Artyom non sia qui, perché può venire in qualsiasi momento e mettermi fuori completamente con il suo shocker. Alina! Oh, Artyom, allontanati! Perché hai paura di me? Perché tu ci hai convinto ad uccidere William Bruno! Un minuto è già passato! Se fossi io l'impostore, ti colpirei con lo shock e basta! Invece non ti ho colpito! Vedi? Ragazzi, è molto logico. Ascolta, e sei Safik? Sì, è 100% Safik. Se fossi un impostore ti colpirei ora e basta, vincerei. È vero, anche perché nel primo round ti ho ucciso per primo. Ascolta, abbiamo urgente bisogno di arrivare al posante. Quindi corri. Schiacciamo il posante. Dai, uno, due. Smettimi di scherzare. Io ho vinto questo round. Safik, sei stato tu, lo sapevamo, volevamo premere il pulsante. Ma voi non avete avuto tempo e così, ragazzi, ho vinto. Come? Adesso te lo dico. La trasformazione è stata un successo. È ora di andarmene prima che mi vedano. Ragazzi, ricordo la mia promessa e il video su Sonic e Xy è già stato girato. E non appena ci sono 100.000 mi piace sotto questo video, allora pubblicheremo immediatamente il video su Sonic e Xy. Io e i ragazzi lo abbiamo completamente girato e montato. Pertanto, tutto dipende solo dal tuo mi piace e dalla tua attività sotto questo video qua, ragazzi. Questo campo è ormai abbandonato, ma a volte ero un pioniere in questo campo. A volte, dopo il tramonto, io e i miei ragazzi sentivamo suoni spaventosi e guardando fuori dalla finestra notai una creatura che sembrava un gatto nero. Ciao a tutti, cari amici, con voi Arishnev e con me oggi... William Bruno, ciao a tutti, ragazzi. Siamo tornati alla ricerca di Cartoon Cat insieme a... Safik 1, 2, 3, 4. Ora siamo nel bel mezzo di una specie di... Non so nemmeno cosa sia, ragazzi. È un vecchio campo per bambini in una foresta. Di tornare alla ricerca non c'era molta voglia, perché voi stessi ricordate cosa era successo l'ultima volta. Siamo letteralmente fuggiti da quella base militare senza guardarci indietro, perché Cartoon Cat è tutt'altro che uno scherzo. Ma oggi siamo tornati per prenderlo dopo tutto. Io vi mostrerò dove si trova il nostro campo. Guardate, c'è un'enorme immagine con un mosaico. E ragazzi, qui abbiamo piantato una tenda per un motivo. Qui intorno, ragazzi, tutto è visibile, si vede molto bene. E ragazzi, semmai posso sempre chiamare i militari subito, direttamente su questo walkie-talkie, perché sono proprio accanto a noi. Ecco i nostri militari, hanno armi, pugnali e tute mimetiche. E semmai chiameranno un elicottero, forse un carro armato. Quindi siamo completamente pronti, capite? Ragazzi, nella prima parte siamo già stati attaccati da Cartoon Cat e non siamo riusciti a gestirlo, ed è emigrato in questo campo abbandonato per bambini, dove era già stato molto tempo fa. Quindi, per essere completamente al sicuro, abbiamo preso la sicurezza. Una notte sentimmo i suoni di questo stesso Cartoon Cat, ma avevo paura di andare a vedere. Ma due ragazzi del campo decisero di andare lì a vedere. Ed è allora che se ne sono andati che ho sentito rumori spaventosi e urla.
La mattina abbiamo scoperto che i ragazzi erano scomparsi. Insomma, a colazione ci hanno detto che il campo sarebbe stato chiuso. Sappiamo che non volevi venire qui, ma con i militari il dottor Pietro ha accettato di venire. Mostrerà tutti questi luoghi, perché il dottor Pietro era in questo campo da bambino e sapeva tutto qui, e ha visto persino Cartoon Cat. Ma prima di catturare Cartoon Cat dobbiamo esaminare tutta l'area, posizionare trappole, in generale vedere dove potrebbe nascondersi. È stato visto l'ultima volta qui sulla vecchia torre di controllo, nel bosco. Allora, in generale ci siamo divisi con i ragazzi. Safik è andato dall'altra parte con l'amico di uno scienziato che viveva in questo campo. Io non so esattamente cosa ci sia, ma il dottor Pietro dice che c'era una sala da pranzo. Grazie a Dio non è ancora buio, ma gocciola, piove e nevica. Immagina che tipo di tempo! Guardate, guardate! Questa è la torre dove Cartoon Cat è stato visto l'ultima volta. Andiamo! Anche riviste scientifiche ne hanno parlato. Ascolta, entriamo più tardi. Vedi, dobbiamo controllare gli altri edifici. Ragazzi, qui c'è un enorme palo e non c'è elettricità. Apparentemente qui Cartoon Cat ha davvero strappato i fili, proprio come nella prima base militare. Ok ragazzi, andiamo avanti, dai. A proposito, Bruno, ho bisogno di dirti una cosa. Anche se non ci crederai, ma ragazzi, di recente ho incontrato un vero sciamano che può evocare spiriti, rintracciare Cartoon Cat, Sonic Exie e molti altri mostriciattoli. E quindi perché non abbiamo portato con noi lo sciamano? È praticamente impossibile, medita solo nella tana. Ragazzi, solo nella tana di un vero sciamano in questo momento, e vuole dirvi una cosa, pensate. Yohanga! A tutti coloro che guardano questo video sul canale di Arishnev. In particolare vedo quelli che hanno già premuto il pulsante rosso e lo hanno reso grigio. Questo giovane mi ha contattato in modo che io, per tutti gli abbonati che si iscrivono a questo canale, possa creare un amuleto di buona fortuna. Conservum radicis e mater mortis faber ortigis mana supron genere santunos erandes vas veta o mastro. Ho finito. Ora, per tutti quelli che hanno reso il pulsante rosso grigio, più 30 punti di fortuna. Mi dice solo che è reale veramente. Tutti coloro che si iscrivono al canale ora avranno il 30% in più di fortuna, insomma. Questa è la verità assoluta. Ho meditato sulla cima dell'Everest per 40 anni e ho comunicato con gli spiriti. Se non ci credi, puoi controllare tu stesso. E che ne sarà di coloro che da tempo hanno premuto il pulsante rosso ed erano già iscritti al mio canale? Tu sei già venuto molto tempo fa e hai chiesto per tutti gli abbonati un rito di buona fortuna. Ah, esattamente, grazie per avermelo ricordato, signor sciamano, altrimenti me ne ero completamente dimenticato. Ragazzi, va bene, dobbiamo tornare al video, e se vuoi ancora vedere lo sciamano nei miei video e in modo che faccia un rito per te di buona fortuna sulla strada o per il successo, assicurati di scriverlo nei commenti sotto al video. Lemus Contelaris. Siamo già sulla strada di cemento e... non lo so, avete sentito qualcosa? C'era una specie di rumore. Ok ragazzi, andiamo a vedere. C'è qualcosa di luminoso, bello, ma è spaventoso, che delirio! Pazzesco ragazzi, guardate questo. L'unica cosa che tranquillizzo è questo meraviglioso mosaico. È davvero molto bello. Non so come sia finito qui, proprio nel mezzo della foresta. Apparentemente proprio di recente il campo pionieri era pieno di bambini, ma a quanto pare dopo Cartoon Cat tutto è finito.
Va bene, ora troviamo Sergio, il nostro militare, e basta, andiamo con lui alla torre. Oh Sergio, andiamo a controllare la torre. Andiamo. Ecco, se mai non lo sapeste, è qui che Cartoon Cat è stato visto l'ultima volta. È improbabile che stia mangiando lì ora, ma forse ci sono ancora tracce di lui. Pazzesco, enorme, ecco ragazzi, guardate. In realtà è anche un po' spaventoso. Sta nevicando di brutto, come se fosse... Oh, sta colpendo così forte. Guardati, oh. Ragazzi, l'avete visto? È lo stesso Cartoon Cat. Questa è l'arte rupestre di Cartoon Cat. Forse oggi riusciremo a prenderlo? Pazzesco, c'è un'enorme torre così alta. Se l'arte rupestre di Cartoon Cat è qui, allora sicuramente non è solo. E forse c'è qualcosa in cima alla torre. Io voglio controllare cosa c'è lassù. Forse Cartoon Cat sta dormendo lì. Mi ero davvero spaventato, davvero spaventoso. Era così alto. La torre è antica, ma siamo venuti per Cartoon Cat e lo troveremo oggi e lo arresteremo. Quindi beh, guarda qui che razza di tubi che ci sono. C'è anche una scala verso l'alto, proprio fino alla botte, che è enorme. Ma come puoi vedere, il pavimento è completamente marcito qui. Quindi camminare qui è forse più pericoloso che incontrare Cartoon Cat. Guardate, questo è la sala da pranzo, andiamo a vedere. Andiamo ragazzi, vedo l'ingresso principale. Dobbiamo controllare. Beh, sì, andiamo, controlliamo. Sembra che finora tutto sia pulito. La cosa principale è che i ragazzi stiano davvero bene. Possibile, possibile. Bene, dai, allora vi mostrerò come appariva la sala da pranzo. Ragazzi, è molto pericoloso qui, dai. Capisco. Ragazzi, vedete, le scale finiscono proprio lì sull'orlo del baratro. Forza avanti. Bene Bruno, sono qui, scendi, forza. Pazzesco, stento a pensare che io davvero fossi lassù. Beh, il disegno è davvero inquietante. Ok, era un po' di più, ok, e sarò già a terra. C'è Cartoon Cat, Artyom, lì Cartoon Cat stava passando da quelle finestre. Ma dai Bruno, calmati, io non ho visto niente. Te lo sarai immaginato. Dove? La finestra è nera. Ragazzi, guardate, scrivetelo nei commenti che non c'è nessuno lì. Pensi che io sia pazzo? Iscritti, avete visto? C'è qualcosa lì. Ecco ragazzi, questa è la sala da pranzo, pazzesco! Qui il tetto è crollato! Apparentemente Cartoon Cat stava saltando quella, mi sto già mettendo paura. Bene ragazzi, ho dei militari con me, quindi sono un po' più tranquillo. Voglio controllare quella stanza, noi ora ci andremo lì. Andiamo, andiamo. Pulita, puoi andare. Okay, si può. Andiamo a vedere. Accidenti, gente, guardate! C'è una grande sala enorme, ragazzi, non so cosa ci fosse qui. C'era una sala da pranzo qui, grandi tavoli e sedie. Quante volte abbiamo mangiato qui? C'è una cucina, cucinavano i cuochi qui. Oh ragazzi, allora la sala è bellissima, troppo bella. Che peccato che Cartoon Cat abbia distrutto tutto questo campo. Ma andiamo ragazzi, vi mostrerò dove venivano cucinati spaghetti e risotti. Questa è la finestra della cucina, qui distribuivano il cibo. Dobbiamo non dimenticare che siamo vicino a Cartoon Cat, questa è la cosa principale. Libero, andiamo. Ma va bene, dai, la cosa principale ragazzi è farlo vedere a voi. Oh cavolo, che cos'è? Mi sembra che Cartoon Cat abbia vissuto qui. Oh ragazzi, è meglio che non entriamo qua dentro. Ragazzi, penso che non si vede nemmeno la fine, c'è un buco profondissimo. Credo, certo, ma è solo che non voglio credere a ogni tua parola. Beh, tu seriamente il più spesso possibile hai paura. Tutti hanno già paura di Cartoon Cat in tutto il mondo. Perché non sono solo storie, è Cartoon Cat. Sai cosa, Bruno? Sei un codardo. Non sono un codardo. Dice Cartoon Cat. Bruno, l'ho visto. Artyom, dai, corri. Sergio! Accidenti, Artyom, Sergio è rimasto lì, vieni qui. Dai, la pietra! Ragazzi, l'avete visto? Qualcosa è caduto su di noi in questo edificio! È perché abbiamo...
abbiamo chiuso la porta allora, se non ci sono nemmeno finestre. Io credo che Cartoon Cat ci stia inseguendo per qualche motivo, perché se voi andate sui nostri canali troverete un sacco di video dove vedrete che abbiamo avuto incontri ravvicinati di tutti i tipi. Ecco perché Cartoon Cat ci sta dando la caccia e ora non c'è modo che ci lasci in pace. Opa, ragazzi, guardate, qui c'era un enorme frigorifero da campo. Anche qui la neve giace tuttora. Beh, ragazzi, venite qui, dai. Io lo sconsiglierei. Non voglio neanch'io, in realtà. Soldato, vieni qua. Allora, ragazzi, aspettiamo, guardiamo. Perché in qualsiasi buco, in qualsiasi bunker può nascondersi Cartoon Cat. E siamo davvero molto sicuri di affrontare questo caso. Anche se la prossima volta, ragazzi, credo che sarà meglio prendere un'intera squadra di soldati. Ti sento bene, pulito. Silenzio. No, no, non andiamo. Non ne vale la pena, combattente, indietro. Che cos'è qui? Album da disegno. In realtà, guarda quanto sono belli questi disegni su tali paesaggi. Sembra proprio come se fossimo in qualche gioco per computer, come in The Last of Us. Quindi a quanto pare il papà, probabilmente questa è la mamma con un bambino. Questo disegno è molto simile a quello che stiamo vedendo di fronte a noi in questo momento. Ascolta, guarda, quindi questo è praticamente uguale. Vedi una ragazza sulla riva e dietro c'è il lago e c'è un pesce strano. Vedi? Oh, è il fiume in inverno questo. Sì. E questo è Cartoon Cat che fa capolino. Ah no, no, questo è un semplice cacco. Guarda quali disegni, ogni sorta di mostri. Oh, senti, a dire il vero non mi piace molto. Beh, questo tipo di disegno, guarda, c'è un po' di sole nero. E chi è questo? Non lo so. Ascolta, beh, sembra proprio così, sai com'è? A cosa, a cosa? È come se Cartoon Cat stesse combattendo con il secondo Cartoon Cat. Perché tutti pensano che Cartoon Cat sia uno solo? Forse questo è un intero tipo di animale, quindi tutti li vedono in luoghi diversi. Perché Cartoon Cat potrebbe non essere uno solo. Se c'è un Cartoon Cat alla base militare, forse ce n'è un altro qui. Ragazzi, un militare ci ha appena detto che c'erano prove reali che Cartoon Cat fosse qui. Qui c'erano i frigoriferi, ragazzi, proprio in questa stanza. Fogli enormi di metallo e Cartoon Cat li ha spezzati proprio così. Guardate, questo, ragazzi, è pazzesco! Il muro del frigorifero, guardate, insomma. Qui tutto è capovolto, devastato. Ah! Chi è lì? Tutti ai loro posti! Che fare? Dove correre? Non agitarti! Niente panico! Ragazzi, sì, andiamo in qualche modo fuori da qui e non è sicuro, non voglio restare qui! Andiamo! Portateci fuori, presto! Andiamo! Al 100% è Cartoon Cat, è un campo per bambini e i bambini hanno disegnato ciò che hanno visto di fronte a loro, come il fiume, come il sole, come l'arcobaleno e Cartoon Cat! Artyom, ti rendi conto che i bambini disegnano ciò che vedono di fronte a loro? Ah! Sergio, sei tu? Pensavo fosse Cartoon Cat. Sei fuori di testa, aprire così questa porta. Sergio, stai bene? Bene. Hai visto Cartoon L'ho Cat? L'ho sentito. Andiamo a trovare gli altri prima che Cartoon Cat li trovi lui. Questo macete ovviamente è bello, ma non ce la faccio da solo. In realtà sono d'accordo con Sergio, perché voi stessi avete visto questo Cartoon Cat. Ecco il campo. Grazie a Dio ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, ora ci stiamo dirigendo verso il nostro campo. Sergio ha solo un macete, ecco, non ce la fa, ecco. Qui persone con armi serie. Sergio, vieni qui, forza Bruno! Senti, è così, abbiamo visto le pitture rupestri lì alla torre! Pazzesco! Un altro album che abbiamo trovato, questo con i disegni per i bambini! Safik! Grazie a Dio che siete vivi! Vi stavamo aspettando qui, non sapete cosa ho visto, sareste rimasti scioccati! Guarda quali disegni abbiamo trovato! Bene, guarda, guarda, guarda! Io ho anche paura di tenerlo in mano! Che cos'è? Chi l'ha disegnato? L'hai disegnato tu? Safik, giuro che non siamo stati noi! Abbiamo trovato questo quaderno vicino alla riva! Safik, forse alcuni Cartoon Cat diversi vivono qui! È una specie di orrore, mamma cara! Questo a quanto pare è ancora un album di quei tempi! Beh, generalmente un orrore di questo tipo! Ecco, ecco, è lui! Lo ricordo come se fosse ora! No, 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 ragazzi, non so perché avete trovato questo album, meglio questo che... Questo album è stato disegnato probabilmente dai nostri ragazzi, forse di Paolo, Sandro, non ricordo, quelli che l'hanno visto come me! Beh, gente, forse questo è un album che dobbiamo bruciare, come se non l'avessimo visto, insomma! Safik, abbiamo visto la pittura rupestre nella torre alta! C'è Cartoon Cat da 2 metri di altezza! Questo è al 100% conferma che dei testimoni hanno dipinto o lui stesso lo ha
fatto. E la cosa più interessante è che Bruno e Sergio hanno persino visto Cartoon Cat da qualche parte nella finestra. All'inizio non ci credevo e poi un divano è caduto dal cielo. All'inizio davvero, Artyom, non mi credeva davvero? Beh, iscritti, avete visto voi stessi questo fotogramma in cui Cartoon Cat è balenato dalla finestra. Mi sembra che dobbiamo lanciare un drone e dall'alto, a distanza di sicurezza, ispezionare l'area per capire dove si nasconde questo Cartoon Cat. Ascolta, abbiamo ancora delle trappole! Oh, ragazzi, questa volta ne ho prese ancora di più per filmarlo di sicuro questa volta. Perché ricordate che l'ultima volta Safik è riuscito a catturare Cartoon Cat in una trappola, ma poi è fuggito. Filma bene qui, fino al minimo dettaglio, ecco, ecco qua, e anche qui. Bellezze, Cartoon Cat è stato catturato in questa trappola, ora è ferito. Beh, penso che da qualche parte in questa metà del campo dovremmo mettere le trappole. Guarda. Aspetta. Ragazzi, state attenti! Ecco le sue tracce! Sì, sono le stesse che ho visto! Penso che sia stato qui da poco! Ragazzi, anche se la neve ha coperto un po' queste tracce, ma Cartoon Cat è sicuramente qui da qualche parte! Guarda, guarda lì il muro! Ecco, guardate, queste sono le tracce dello stesso Cartoon Cat. L'ultima volta c'erano le stesse tracce e subito dopo ha provato ad attaccarci tutti quanti. Io suggerisco di entrare in questo edificio e di mettere le trappole lì. Ascolta, lascia che i militari vadano a controllare sia il primo piano che il secondo e noi andiamo e sistemiamo le trappole. Militari, fate attenzione, per favore. Ragazzi, per farvi capire che siamo seri, abbiamo già installato una trappola. Ragazzi, guardate. Ora installerò la mia qui. Tu, Bruno, mettine una al primo piano e tu, Safik, vai al secondo piano. Bene, andiamo. L'unica cosa è che i militari devono essere vicini. Abbiamo controllato, non c'è nessuno qui. Quindi, ragazzi, beh, sono al secondo piano. Andiamo, ragazzi, a mettere una trappola da qualche parte. Non so cosa sia, ma sembra spaventoso. È come se qualcuno stesse cercando dei vecchi documenti. Guardate, ho messo una seconda trappola al primo piano nel caso in cui Cartoon Cat fosse qui a correre. Di solito salta nelle finestre, pertanto se salterà cadrà immediatamente in questa trappola. Se questo dovesse accadere, voglio filmarlo con la telecamera. Quindi qui metterò una action cam posizionata in questo modo, così che quando Cartoon Cat cadrà nella mia trappola vedrete tutti questi filmati. Ragazzi, ho messo la seconda trappola, il primo piano è al sicuro. Come va? Tutto pronto quasi. I soldati sono con te? Oh sì, beh, sono qui semmai. Ricevuto. Va bene ragazzi, io praticamente metterò una trappola proprio qui. Sì, e qui metto la telecamera. Bene, anche questa trappola è posizionata. Ragazzi, abbiamo messo le trappole, quindi se Cartoon Cat salta in quella casa rimarrà incastrato. Ragazzi, quindi ora fuori dalla tenda lanciamo il drone. Bene, andiamo a vedere. Forza. Dai. Vedi qualcosa di specifico? Per ora non si vede nulla. Accidenti, gente, pazzesco, c'è un territorio così grande qua. Ragazzi, ricordate, Cartoon Cat può essere assolutamente ovunque. Dobbiamo guardare tutto il più attentamente possibile, altrimenti... E dove sono i nostri militari? Ascolta, non lo so, guarda che edificio. Accidenti, pazzesco, è devastato. Ok, proviamo ad avvicinarci, all'improvviso notiamo qualcosa. Beh, sto provando ad avvicinarmi il più possibile. Gli alberi, non scontrarti con gli alberi. Sì, questa casa sembra normale, no? Ma proviamo a volare anche da questa parte. No, in realtà pazzesco pensare che la gente viveva lì in questo campo. Attento. Oh! Bene. La cosa principale, ragazzi, è che il drone non sia caduto. Aspetta! Cos'è questo? Aiuto! Quando abbiamo lanciato il drone, abbiamo pensato di poter guardare Cartoon Cat da una distanza di sicurezza, ma quello che abbiamo visto quando abbiamo lanciato questo drone, siamo rimasti scioccati. Abbiamo appena ottenuto un'immagine da questo drone, ma sfortunatamente anche la fotocamera non è stata in grado di registrarci, ci sono solo i nostri commenti sul disco.
capite, ragazzi? Ragazzi, un drone è caduto da qualche parte su questo edificio! Ehi, non abbiate fretta, ci potrebbe essere qualcosa di pericoloso. Ora William Bruno andrà al terzo piano con un militare. Tu, Safi, controlla l'altra sala e prendi anche dei rinforzi con te. Ecco, io vado a vedere in quelle stanze. Bene, ragazzi, ricordiamo solo che ora la cosa più importante per noi è trovare il drone, perché ha un filmato molto prezioso che dimostra l'esistenza di Cartoon Cat. Insomma, potrebbe essere qui da qualche parte questo drone che Cartoon Cat ha rubato. Sì, ora lo cerchiamo. Ecco, guarda, quindi beh, c'era probabilmente un bagno. Ok, non c'è niente, qui è solo una piccola stanza, tutto tranquillo. Ragazzi, andiamo in quella direzione, proprio in quel corridoio lontano, perché è lì che può essere il nostro drone. C'è qualcuno? Rimangono solo le scarpe di qualcuno. Ma forse chiudiamo allora, lascia che tutto questo rimanga lì. Ragazzi, anche se è un po' meno freddo ora, il tempo è il più strano possibile. Poi nevica, poi non nevica, poi il sole, poi la neve. Ho trovato qualcosa nella stanza. Ragazzi, guardate, questo è un vero nido di uccelli. In nessun caso toccheremo questo nido con le mani, perché se ci sono dei pulcini piccoli lì, allora la madre potrebbe abbandonarli. Per fortuna oggi noi siamo con i militari, perché davvero io non mi sento al sicuro. Sergio, andiamo a controllare qui. Caso dobbiamo trovare questo drone. Lì dannazione, ci sono di quelle immagini. Dottor Pietro, cosa c'era qui? Era un corpo amministrativo, tutti i direttori stavano qui. Finora il drone non è assolutamente visibile, non ci sono molte stanze rimaste. Qui ovunque è proprio spaventoso, eppure buio. Penso che abbiamo già attraversato l'intero edificio e dobbiamo tornare dai ragazzi. Finora non abbiamo trovato nulla di buono. Allora? Ragazzi, ho sentito un rumore da qualche parte. Anche io ho sentito il rumore. E dov'è Bruno? Ho provato a contattarlo via radio, probabilmente già da 5 minuti non risponde affatto. Dove hai la radio? Bruno, Bruno, passo! Chi c'era al terzo piano? William Bruno, era al terzo piano. Non saprei cos'è questa cosa. Ragazzi, non ho idea di chi stia urlando al terzo piano, ma penso che se Bruno è scomparso, allora abbiamo urgente bisogno di andare lì.